Grazie mie belle. Dunque, ho appena fatto tutte le pulizie di questo mondo, ovvero ho pulito tutta casa, non ho ripreso tutto perché non ce la facevo altrimenti riprendere tutto, però ho pulito la mia stanza, ovvero la mia stanza, sì. Poi ho pulito un po' il bagno, anzi ho spazzato la tutta la sala e la cucina. Perché dovete sapere che sala e cucina sono tutte unite, cioè non c'è una porta, sono attaccate, quindi sono unite. Ho pulito il bagno, ho pulito la mia camera, non ho avuto modo di spolverarla, ma appena mi viene voglia la spolvero. Domani aspetto un tecnico dell'assistenza di Poste Mobile, come diciamo lui, Vodafone, quello che è, perché deve venire a metterci un nuovo modem. Speriamo, tra virgolette, che riesca a funzionare la connessione internet, dopo che ci avrà messo internet e modem e nuovo telefono. Speriamo bene, perché veramente non se ne può più di questa di questa connessione che va avanti e indietro, o a volte si ferma anche. Comunque, alla posta ci hanno detto che questa connessione internet avremmo pagato di meno, al posto di pagare di TIM, perché TIM veramente è abominevole, più non posso, perché ora non voglio parlare male di TIM, però se voi ci dite pagate questo e quest'altro così, perché dovete farci pagare di più? Io non ho capito, 24 euro qualcosa, almeno se non ricordo quanto è l'offerta di TIM, per la fibra ottica di TIM, vabbè, non credere, che è meglio. Comunque, sì ragazze, fibra ottica di TIM costa un sacco di soldi, a meno che uno non ha una connessione ultra potente, ma io non ce l'ho, quindi speriamo questa vada bene, perché sennò col cavolo che riesco ad andare avanti a pubblicare il video online, ma vabbè, niente. Quindi, comunque seguitemi anche su Instagram qua, ovviamente continuate a seguirmi qua su YouTube, continuate se vi va ad iscrivervi sul mio canale, ad iscrivervi, e fatemi sapere qua con un commento, ovviamente, se qua sotto nei commenti se i video miei vi piacciono o meno. Comunque penso di sì, fino adesso sto guardando forum Beautiful e tutti gli altri, vabbè, mi stanno prendendo tantissimo la SOAP, la promessa, la SOAP spagnola, la promessa, se voi non seguite, seguitela, perché è un bellissimo, una bellissima soap opera, a parte Terramara che è finita, ma ce n'è un altro spazio di Terramara sempre su Rete 4, quindi non faccio altro che dirvi di seguirla, perché è davvero molto bella. C'è la signora un po' abbastanza anziana che sa il fatto suo, veramente molto simpatica e bella. La chiamano la nonnina ed è molto brava e bella anche. Nulla. Dunque, io mi ho fatto degli acquisti che non vi ho fatto ancora vedere. Vabbè, ho comprato poca roba. Ho comprato la Leo Crema, questa qua, Leo Crema
dell'olio di argan 100% biologico, vabbè. Per tutti i tipi di pelle, all skincare types, vabbè, questa roba qua, all'olio d'argan, di Leo Crema. Poi ho preso un bagno schiuma, un bagno doccia, eccolo qua, Vidal, al talco liquido, bagno doccia, body wash sensitive, della Vidal, molto buono, sì. Poi mi ho preso due, ma non uno, ma ben due. Uno è antiforfora e l'altro è Hydra Ricci Shampoo Definizione, che già vi ho fatto vedere nel video svuota la spesa. Molto buono e molto. Sono validi, dai. Sono validi e ci piacciono questi shampoo. Shampoo? Sì, per capelli mossi e ricci. E capelli normali. Vabbè, li utilizziamo tutti e due. Non è nulla, non fa niente. Se utilizziamo. Per i capelli che non sono normali, cioè che non sono ricci o meno ricci, come Dio si voglia. E niente. Cos'altro volevo dirvi? Che il prossimo video sarà un altro video vlog come questo, ma non dico solo chiacchiere, c'è un video vlog dove vi parlo di tutte altre cose. Sempre non starò a parlare delle stesse cose, perché dopo un po' mi sto cominciando a stufare anche io di parlare sempre delle stesse cose. Quindi dopo un po' mi sento anche un po', come devo dire, monotona. Quindi che due palle, lo so benissimo anche io. Comunque, basta ragazze. Adesso io vi saluto e ovviamente statemi bene. E ci vediamo per un altro video. Make up o che sia, sì, lo so, il make up c'è a chi stufa, ma me ne sbatto una pizza a me, niente, non mi interessa. Quindi io farò make up e vorrei fare almeno due video di make up, se ci riesco, non lo so, vediamo. Cioè, bene, intanto mi ho comprato una matita di nuovo dell'Essence, questa delle sopracciglia. Questa per le sopracciglia, anzi, e questo blush qua della Maxi Blush di Rimmel, ed è molto buono. 003 Wild Card, questo qua, vedete? No, non si vedrà mai, però eccolo qua, Wild Card. Che dico, comunque, questa è la matitonsola di Essence, molto buona, e nulla, bene. Ci vediamo al prossimo video. Oddio, non mi mettevo a fuoco. Mettimi a fuoco. Ok. Bene. Like, commento e se mi va, fate il favore di farmi sapere come è andata da voi la giornata di oggi. Perché tanto poi lo pubblicherò di sera questo video. Se lo pubblico prima, non ne ho idea. E basta. Vabbè, mi ho pulito tutto a casa, già ve l'ho detto. Sarò molto logorroica, però vabbè, sopportatemi così come sono. E basta. Attivate la campanella se vi iscrivete e ciao, a presto, un bacio.